Quest'anno sono stati 9 i collari di custode della tradizione consegnati dall'omonima associazione di Villa Santa Maria a personaggi del mondo della cultura, lo spettacolo e dell'arte culinaria. Un premio ideato 5 anni fa da un gruppo di affermati proseliti della cultura villese, in questa edizione è saltato dalla ricorrenza di 450 anni dalla nascita di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi italiani e cittadino illustre di tutti i tempi della patria dei cuochi. Dopo la funzione religiosa officiata dal padre caracciolino Raffaele Mandolesi, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ottenuti per meritori trascorsi professionali e comprovata opera di divulgazione delle tradizioni abruzzesi in Italia e nel mondo. Per questa solenne ricorrenza i custodi della tradizione hanno ideato un intrattenimento gastronomico denominato A tavola con San Francesco, una gigantesca tavolata imbandita di ogni ben di Dio per oltre 500 commensali che si è svolta sotto una tensa struttura anziché nel corso Umberto I a causa delle incerte condizioni meteo. Particolare che comunque non ha condizionato la platea dei degustatori, come al solito estasiati dalle bontà realizzate e servite dagli studenti del famoso istituto alberghiero Marchitelli, come sempre perfettamente coordinati dai docenti di sala, bar e cucina. La particolarità di questa tavola è che abbiamo eseguito un menù di prodotti che esistevano già nel territorio nel 1563. E la particolarità è ancora che sarà un menù servito a tavola dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero, che comprende una zuppa, la zuppa caracciolina, una pasta, poi ci sarà un secondo, uno stracotto di maiale, fino ad arrivare al dolce, che è un dolce allo zafferano con una crema di ricotta, canditi e uno sciroppo di vino. Cerimoniere della consegna dei collari, l'ex dirigente scolastico Antonio Di Lello, compito egregiamente svolto e non privo di un pizzico di emozione, quando a chiamare davanti all'altare è stata la volta del discendente del santo, il principe Nicola Caracciolo. San Francesco appartiene al ramo dei principi di Villa, quindi parliamo di oltre 4 secoli fa, però in realtà siamo uniti fin da prima del 1000, con antenati comuni che, come sono rappresentati poi in realtà dall'albero genealogico della famiglia Caracciolo. Chissà se tra i miracoli di San Francesco si annovera anche questo, la conversione del geologo villese Francesco Giordano in uno tra i più affermati chef pasticceri in Italia. È avvenuto il passo per la passione che avevo fin da quando avevo 10 anni e quindi è stata la passione, come solo la passione può guidare per poter portare avanti un mestiere che è duro, che ti implica comunque almeno 16-17 ore di lavoro continuo tutti i giorni in cucina, forti stress, pressioni e molte volte anche pochi guadagni. Tra i personaggi che nel mondo dello spettacolo hanno reso celebre Villa Santa Maria, l'attore Stefano Angelucci Marino. Sentite il perché. Dei 3 spettacoli che ho portato in giro in questi anni, quello a cui devo tutto è Arturo lo chef, obiettivamente. L'abbiamo fatto nel 2003, sono esattamente 10 anni e abbiamo totalizzato qualcosa come 350 repliche. 350 repliche che abbiamo fatto dappertutto. In Abruzzo tantissime volte, anche nei paesi più piccoli, e in Italia in tantissimi contesti di giovane teatro contemporaneo, Palermo, Udine, Bologna, Trento, Roma, perché io ho fatto la trilogia su tutte e 3 le figure, diciamo, della scuola di Villa, quindi un cuoco, un cameriere e una persona addetto al ricevimento di sala, quindi il famoso portiere d'albergo. A tenere alta la bandiera dell'Alto Molise è l'agnonese Carlo Micischia, stimato docente e consulente di diversi istituti alberghieri abruzzesi e molisani. Il coinvolgimento è veramente inaspettato, anche perché Agnone è gemellata con Villa Santa Maria come patria dei cuochi e anche di San Francesco Caracciolo, e per la mia professione rappresenta uno step notevole, anche perché a livello di scuola e a livello proprio di professione non gastronomica vuol dire un riconoscimento abbastanza interessante. Destinatari degli altri medaglioni il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, l'imprenditore abruzzese Giuseppe Urzini, i docenti dell'alberghiero Marchitelli Thomas San Giuliano e Nicola Tantimonaco e lo chef Tommaso Sboro.